Io passerei la parola subito, immediatamente, a Eleonora Artesio, che scende sul terreno della regione Piemonte, e poi agli altri nostri due ospiti, per poi dare la parola all'assessore Rosatelli, che si è sentito questa bellissima lezione, di cui ringrazio ancora Vittorio. Eleonora Artesio, allora. Buonasera. Io provo pragmaticamente a trasferire il disegno generale che ci è stato rappresentato dal dottor Agnoletto in una dimensione che è prossima nel tempo e che dovrebbe essere di prossimità dal punto di vista delle relazioni con le persone. E quindi provo a ragionare sull'opportunità che in questo momento intravedo di percorrere le applicazioni del PNRR relativamente alle case di comunità come un'opportunità di creare una partecipazione preliminare ad un cambiamento culturale che ci consenta in questa occasione di ricostruire i principi fondamentali della tutela della salute e dell'accesso universale al sistema delle cure. Come ben veniva detto, il PNRR, essendo uno strumento che interviene prevalentemente sui finanziamenti verso le strutture, ha avuto una prima tappa di programmazione regionale tutta concentrata sull'individuazione delle sedi. E già su questo avremmo molto da dire. L'invito con il quale partecipiamo a questa serata ci ricorda come, pur rispettando dei principi standard, noi abbiamo delle omissioni straordinarie rispetto al fabbisogno di salute emergente dai territori e delle diseguaglianze di salute dei territori stessi. Cito soltanto, per comprenderci con degli esempi, il fatto che il Maria Adelaide non sia stato ricompreso. Cito l'incredibile concentrazione presso l'ex presidio Einaudi di due case di comunità, due ospedali di comunità, quattro centrali operative territoriali, come se appunto fosse sufficiente applicare un dato statistico di rapporto senza domandarsi quale funzione per quel territorio abbia questa concentrazione, che è quanto di più lontano dalla città dei 15 minuti, dalla prossimità, dalle relazioni che vengono decantate come principi fondativi. Ma ciò che effettivamente io trovo insieme ad Agnoletto molto preoccupante è la questione che il PNR ci parla di rivisitazione della logistica degli edifici e della tecnologia e non ci parla dei percorsi e dei processi. Ed è su questa seconda parte che mi vorrei soffermare, perché se tutto il PNR si risolverà in un'operazione estetica di attuali poliambulatori o di edifici e immobili dismessi, è auspicabile che almeno questo rifacimento possa consentire la soluzione parziale di alcune problematiche, possa rafforzare la telemedicina, possa intervenire a favore della riduzione delle liste di attesa, ma parleremo sempre di poliambulatori. Parleremo sempre di una distinzione tra la medicina territoriale e la medicina specialistica all'ospedale. Parleremo sempre quindi di un modello esteticamente più attraente dal punto di vista delle sedi, ma non innovativo per ciò che riguarda i cambiamenti attesi nella vita delle persone. Perché per costruire dei cambiamenti nella vita delle persone, nelle loro aspettative di salute, nella soddisfazione dei loro bisogni di cura, occorre costruire dei percorsi. E quando parlo di percorsi, intendo dare garanzie di quella continuità assistenziale di cui molto spesso parliamo e che, se non praticata, riduce le persone nella condizione non di un rapporto individuale col sistema sanitario, ma di una solitudine e di uno scoramento nei confronti del sistema sanitario stesso. Il percorso PDTA, per dirlo con i termini del linguaggio interno,
È un percorso che consente alle persone che si ritrovano in una condizione di salute precaria e di percorsi sanitari da praticare, di avere la possibilità di fidarsi e di affidarsi. Di fidarsi che nel momento in cui entra in un primo accesso, che è ovviamente sempre quello della medicina di famiglia, possa essere seguito con le competenze e le capacità che la medicina di famiglia può dispiegare, con le relazioni che la medicina di famiglia può costruire nel rapporto con la medicina specialistica, con la certezza che se occorrerà un ingresso in ospedale, un trattamento ospedaliero, il percorso di dimissione e di riabilitazione successivo sarà egualmente certo e sicuro per rientrare poi nella gestione continuativa, se parliamo di cronicità, del suo problema di salute. Questo significa che il medico di medicina generale potrebbe, dovrebbe avere la possibilità di condividere e quindi di operare anche come professionista singolo in un contesto di gruppo, anche certo per ampliare gli orari di apertura degli studi, ma non soltanto, anche per condividere in una piccola comunità professionale tra uguali il proprio modo di approcciarsi al paziente, il modo di approcciarsi al suo referente di ASL, che è il distretto sanitario, il modo di approcciarsi ai servizi sociali che spesso sono gran parte e componenti del percorso di cura, il modo di approcciarsi a quelle organizzazioni che sul territorio rappresentano l'analisi dello stato di salute di popolazione. E devo dire che il fatto che sia stato firmato recentemente un accordo nazionale che attualmente deve essere contrattualizzato a livello regionale dei medici di medicina generale, dove l'impulso è esattamente nella direzione del lavoro di gruppo nelle diverse forme in cui questo si articola, è una buona premessa in questa direzione. Ma se il medico di famiglia non è messo nelle condizioni di poter svolgere nel proprio studio ciò che potrebbe essere svolto e rassicurare il paziente stesso, ad esempio quella piccola attività di diagnostica che consente in tempi rapidi un inquadramento del problema, e laddove l'inquadramento del problema richieda ulteriori analisi specialistiche o di specialista ambulatoriale o di specialista ospedaliero, trovare in primo luogo nella casa di comunità il raccordo con lo specialista ambulatoriale, che è cosa ben diversa dal licenziare il proprio paziente con un'ipotesi diagnostica ed inviarlo con le ricette di vario colore e di varie sigle alla ricerca del primo posto libero in strutture pubbliche convenzionate o private, per poi vederlo tornare, non certo nei tempi che sarebbero necessari, dati i tempi di attesa, e riformulare un percorso. Non stiamo parlando di una fantascienza, perché in alcuni contesti di malattia, purtroppo, questa dimensione del percorso è molto formalizzata ed è peraltro anche molto efficace. Pensiamo, nel caso piemontese, a tutto il Dipartimento della Rete Oncologica che proprio nell'atto d'ingresso del paziente lo accompagna nel trattamento sia a livello di day hospital che a livello domiciliare, che a livello di prenotazione delle prestazioni, che a livello delle cure palliative di carattere domiciliare. Quindi il percorso esiste, è fattibile, non è una missione impossibile. E addirittura, se noi andiamo a leggere la normativa nazionale, troviamo che la normativa nazionale con il Piano Nazionale delle Cronicità ha già offerto delle buone indicazioni in questa direzione. Ad esempio, il fatto che la nostra popolazione, per le caratteristiche di invecchiamento di cui si è detto, sia affetta da una serie di malattie croniche che possono non essere guaribili, ma sono sempre curabili,
e debbono essere curate nel restituire il massimo di dignità della vita alle persone, ebbene il percorso della cronicità, che riguarda il diabete, lo scompenso cardiaco, la broncopneumopatia, sono condizioni che in un percorso determinato, in quei livelli che ho precedentemente elencato e che nella casa di comunità si trovano riassunti, potrebbe essere garantito. Ed è chiarissimo come in questo modo la visibilità del cambiamento sia avvertita come beneficio non soltanto da parte delle persone malate, ma sia un elemento di ricostruzione di un rapporto di fiducia del singolo e della comunità nei confronti del servizio sanitario nel suo insieme e del servizio sociosanitario laddove occorresse, come spesso accade, perché come diceva il dottor Agnoletto, molto spesso le condizioni di malattia sono aggravate dai determinanti sociali e quindi molto spesso l'accompagnamento dei servizi sociali, specie nei percorsi di domiciliarità, è una condizione essenziale. Dicevo quindi percorsi, dobbiamo trovarli scritti, codificati, costruiti, suggeriti e stimolati dalla partecipazione del territorio questi percorsi, altrimenti la casa di comunità continuerà ad essere un fatto, come dicevo in inizio, di strutture magari migliorate dal punto di vista edilizio, ma di nuovo di contenitori e non di contenuti. Il secondo elemento sul quale mi soffermavo erano i processi. Per costruire i percorsi occorre costruire delle relazioni, determinare delle alleanze e definire dei processi di comportamento. E questo significa, ad esempio, che se la dimensione del territorio è quella dimensione nella quale si originano e nella quale possono essere letti i bisogni di salute della popolazione e i determinanti di salute sui quali intervengono non le leve del servizio sanitario, ma le leve di tutte le politiche, con lo slogan di un tempo, la salute in tutte le politiche, allora questo significa che chi ha la responsabilità istituzionale della rappresentanza dei cittadini sul territorio ha un ruolo fondamentale nella definizione delle priorità dei bisogni di salute del proprio territorio e quindi un forte orientamento nei confronti del servizio sanitario. Lo ha per norma, lo ha per legge, perché il compito di definire i profili e i piani di salute sta esattamente in capo alle comunità locali, quindi le responsabilità dei sindaci, degli amministratori, delle organizzazioni di partecipazione, delle associazioni di rappresentanza, delle organizzazioni sindacali di tutela dei lavoratori nella salute dei luoghi di lavoro e nella salute del territorio, costruiscono quella condizione conoscitiva che è tale da definire le priorità. E questo è un grandissimo esercizio politico che viene svolto, perché di nuovo introduce sul tema della salute quella partecipazione che fu l'alimentazione fondamentale per arrivare alla costruzione del sistema sanitario universale nel 78. Quindi processi, a cominciare appunto dalla costruzione della partecipazione a livello locale, processi di relazione tra le professioni. Perché io ho parlato del Piano Nazionale della Cronicità, che se già solo questo confluisse nella casa di comunità, riguarderebbe l'accoglienza qualificata e certa di una fascia amplissima di popolazione e anche della fascia più vulnerabile della popolazione stessa. Ebbene, questo può avvenire soltanto se si costruisce una condivisione piuttosto che una competizione. Questo è un problema. Io ricordo bene quando si avviò nella regione Piemonte la gestione integrata del paziente diabetico, che condivideva responsabilità dei medici di famiglia con responsabilità dei medici specialisti, con responsabilità dei medici specialisti ospedalieri. E fu un percorso non semplice,
fu un percorso faticoso, ma certo per il paziente nel momento della traduzione operativa è stato un elemento di agevolazione significativo. Anche qui non stiamo parlando di missioni impossibili, stiamo parlando di processi che possono essere avviati e attivati, che si scontreranno con consuetudini anche del mondo professionale, che si scontreranno anche con comprensibili ma non giustificabili rivendicazioni di titolarità esclusiva di un determinato ruolo, ma che possono essere incentivati e promossi se esiste una regia che pensa alla costruzione di questi processi. Ora, la regia nelle case di comunità è in capo a chi? All'elemento più debole del sistema sanitario, che è il distretto sanitario. Se sono in ascolto dei direttori di distretto sanitario, prego di non considerare questa mia affermazione come una critica nei loro confronti. Direi che è un'affermazione oggettiva di dato di fatto, dato esattamente dalla piramide con la quale si è costruito il sistema sanitario aziendalista, dove, come veniva detto precedentemente, il territorio non è la base. Diversamente da come sarebbe ragionevole per le tante ragioni che ci venivano spiegate precedentemente. Allora, il distretto sanitario nel PNRR che descrive le case di comunità ha un ruolo centrale, ha un ruolo di regia, ha un ruolo che è storicamente determinato in tutte le normative che precedono anche le case di comunità e che viene così sintetizzato. Ruolo di committenza, ruolo di produzione, ruolo di garanzia e di controllo. Cosa significano queste parole? Il ruolo di committenza è la definizione dei compiti che il distretto assegna all'interno delle diverse definizioni, chiamiamole produttive per intenderci, del sistema stesso, le competenze che vengono assegnate ricercando i soggetti che le attuano. Quindi un committente che definisce ad esempio quali sono le proporzioni che dopo un accordo regionale possono essere determinate nel rapporto con il sistema della sanità privata convenzionata. Quindi quali siano localmente le condizioni di maggiore necessità rispetto ad alcune prestazioni. Di produzione, perché viva Dio, il servizio sanitario anche a livello territoriale ha una gestione diretta di molte funzioni. Venivano citati prima i consultori, ad esempio. Potremmo parlare dei dipartimenti di salute mentale, che hanno comunque nell'attività ambulatoriale e diurna una gestione diretta. Possiamo parlare degli stessi poliambulatori per come li abbiamo conosciuti. Di garanzia e di controllo. Di garanzia di cosa? Di garanzia dovrebbe essere bilaterale l'analisi, di garanzia che coloro ai quali si è affidato il compito lo svolgano nell'interesse collettivo e quindi rispettando il mandato ricevuto e rispettando qual è il cuore della loro funzione, che è la salute delle persone, e anche di garanzia dell'esigibilità dei diritti di quella popolazione di cui il distretto rappresenta la ricaduta territoriale. Allora, anche qui, il PNRR ci dice cose teoricamente giuste anche normativamente fondate, ma che non si realizzeranno perché la concretezza storica di questi ultimi anni ci fa dire che è molto difficile invertire le tendenze che si sono consolidate e soprattutto invertire la disillusione e la mortificazione che si è prodotta negli anni grazie alle riduzioni dei finanziamenti di cui spesso abbiamo parlato e che spesso abbiamo criticato. Oppure anche qui è un'occasione per fare esplodere le contraddizioni e provare a costruire quella cultura che introduca il cambiamento. Io ovviamente, pur non essendo una inguaribile ottimista, anzi, ma essendo una persona che cerca di pragmaticamente conoscere la realtà per trasformarla,
penso che si possa praticare questa scommessa e quindi individuare nel distretto un interlocutore per quegli organismi che hanno titolarità all'interlocuzione in primo luogo. E quindi torno in città di Torino, i consigli di circoscrizione, il loro ruolo nella definizione dei programmi e dei piani di salute e quindi della definizione delle priorità. E quindi torno la politica dell'ente locale, che di nuovo è un elemento fondamentale di conoscenza e di governo del territorio, e torno al ruolo dell'associazionismo. Pensate che il distretto definisce i flussi informativi. Che potenza straordinaria ha la possibilità di conoscere a livello territoriale quali siano i percorsi di vita, magari anche professionali, delle persone, per riconoscere nel momento in cui si sviluppa un'esposizione a rischio di malattia quali possano essere state le cause determinanti, ma ancora di più per poterle prevenire, quelle cause determinanti. Si pensi a che potenza di fuoco avrebbe un ruolo di programmazione distrettuale sulla conoscenza dei dati dello stato di salute o di consumo di farmaci di una popolazione in ragione della vicinanza o meno con alcune aree più ambientalmente esposte. Quindi è evidente che l'opportunità è particolarmente importante, direi che è uno di quei treni sui quali bisognerebbe come comunità complessivamente salire, per provare a orientare il nostro viaggio nella stazione e all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ed è un obiettivo, come ricordava prima Agnoletto, che rimetterebbe in campo anche tutta la tematica della prevenzione, che è stata ancillare storicamente all'interno della distribuzione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, ancillare insieme ad altre aree del Sistema Sanitario Nazionale, e che, come abbiamo visto, risulta essere non solo per gli stili di vita, ma anche per la prevenzione di quei determinanti collettivi, una condizione fondamentale di crescita del benessere locale. Quindi io concluderei questa prima nostra conversazione appunto dicendo che individuo questo percorso come una opportunità, che è un'opportunità che richiederà una grandissima fatica, una fatica intellettuale, di immaginazione, perché quando si lavora sulla costruzione di relazioni, e la costruzione delle relazioni è funzionale al cambiamento dello stato delle cose, vuol dire presidiare continuamente ogni singolo passaggio e costruire delle scelte anche amministrative che non contraddicano mai l'obiettivo. Come ex amministratore so molto bene cosa significhi trovarsi di fronte a una lettura tecnica delle questioni e sentirti dire che non c'è nient'altro da fare se non produrre quel taglio al finanziamento, se non rinviare quella determinata operazione, se non affidare a terzi qualcosa che tu avresti voluto invece continuare a gestire direttamente. Quindi c'è questa grande fatica di orientamento della politica, ma se non si esercita questa fatica, mi domando quale sia allora la funzione principale della politica, e in modo particolare la questione che mi pare torni veemente nel nostro discorso è quello della costruzione della partecipazione intorno a questo tema, che è una questione di consapevolezza, di ricostruzione di legami e di rigenerazione di un rapporto di fiducia, perché, come veniva detto in apertura, la tutela della salute, per come fu concepita in questo paese, è il sistema più avanzato che abbiamo potuto conoscere e che altri paesi ci invidiavano.